Eccoci! Buongiorno! Oggi è arrivata la primavera. Nel senso dell'allergia. Andiamo bene. Buongiorno, buongiorno. Come si diceva, oggi cominciamo un pochino in ritardo, ma tocca anche lavorare ogni tanto. Tutto bene? Com'è? Tutto a posto? Buongiorno, buongiorno. Maestro Carnevali, buongiorno. Questa edizione andrà in onda in formato ridotto. E sono anche stato sfrattato perché di là serve il pianoforte per le lezioni. E quindi niente. E in più, come dicevo, raffreddore da fieno. Però ce la faremo. Ok, siamo pronti? Vai! Un po' di scioglimento. Buongiorno Pietro. Tutto perfetto, sono contento Fabio, meno male, si sente bene. Ok, vai. Dentro 4, fuori 4. 1, 2, 3. Grande stretching. Buongiorno Toby, lo so che la location non è il massimo, non è coloratissima, preferite vedere lui? L'amico Ludovico. Ok, sempre dentro 4, fuori 4, accenti di un quarto. 2, 3, morbidi accenti. Benvenuto a tutta la fanfara della polizia a cavallo. Tutti quanti. Questo è quello che succede a fare gli esercizi di respirazione. Abbiate pazienza, oggi è così. Ho preso la pasticca, non è niente di più di un po' di raffreddore da fieno, però rompe le scatole. Ok, facciamo un po' di sano vecchio caro Cicovitz. Se non lo sapete, seguite le note. Come prima e
si parte dal fa o dal sol? Sol. Oh, buongiorno a tutti. Saludos a España. Partiamo da qua. Thank you.
Sempre valido, scusate, mi sono fiornato.
non è bellissimo, ma piuttosto che il moccio. Dicevo, l'invito a cantare è sempre valido, il fatto di usare l'altra mano per insegnarvi o in continuare a insegnare al vostro corpo dove, come volete soffiare, su dove, su che punto del vostro corpo spostare la concentrazione rispetto a un altro a cui non vogliamo pensare, fatelo, ok? Siamo qua. Il fatto che studiare le scale sia importante, sia perché abbiamo a che fare con le scale
nel 90%, nell'80% del materiale che abbiamo sul leggio sono scale, arpeggi e intervalli. Se sappiamo queste tre cose, siamo a posto su tutto: veloci, lente, legato, staccato, quello che volete. L'idea di base poi è quella di trasferire sulla tromba il modo, la modalità che usavamo, che abbiamo usato, che dobbiamo usare ogni giorno, di aria continua, quindi vibrazione continua, che cambia frequenza a seconda della velocità dell'aria. In altre parole, glissato. Come faccio a trasferirlo sulla tromba? Devo schiacciare qualche pistone. La scala più simile a questa modalità ovviamente è la scala cromatica, ma anche tutte le altre scale, nel senso che per gradi congiunti o per piccoli intervalli, semitono o tono, arriviamo a imitare l'andamento del glissato. Facciamo un esercizietto su due ottave, un pochino più veloce di questo, verso i 70 di metronomo, sulla scala cromatica. Partiamo dal mi naturale fa diesis basso, sedicesimi. Siamo in tre quarti, quando arriviamo in cima, cioè lontano, una battuta intera, quindi tre quarti, di trillo, sempre sedicesimi, di semitono, ok? One and two and three and four. E si sale. Continuo e non, ok, un'unica nota, cambiando le posizioni e pensandola sempre più distante, quindi con l'aria sempre più veloce. 1 2 3 e precise le dita. Immagina sempre la tua aria che colpisce un bersaglio che si sposta lontano dalla tua bocca. Mm.
ci vediamo nel pomeriggio, Stefano. Sono sempre qua. Risultare per ora subito troppo acuto, benissimo, fatelo due volte su una scala di un'ottava. E ritornate. L'idea è la gradualità basata sulla qualità del gradino tecnico immediatamente precedente. Quindi se non so fare il do acuto, è inutile provare il re bemolle, perché non viene, o se viene, viene schiacciato, brutto, e devo rendermi conto che mi sto insegnando ad automatizzare quel re bemolle, brutto, schiacciato, eccetera, eccetera. Quindi, orecchie aperte, obiettività al 100%, e lavorare con gradualità e magari programmando da qui a 6 mesi di lavorare dal do al re bemolle al re, ok? Scusate, sembra una cavolata, ma se, lo dico spesso ed è un paradosso ovviamente, ma se io programmassi di guadagnare un semitono di estensione al mese, solo un semitono al mese, e di primo acchito sembrerebbe lentissimo questo miglioramento, dopo 2 anni, 24 mesi, sarebbero 24 semitoni, quindi avrei guadagnato 2 ottave, cioè dal do acuto al do quadris acuto, neanche il do tris acuto. Ok? Quindi questa lentezza di cercare di guadagnare bello un semitono al mese in realtà non è per niente lenta nella prospettiva di una vita e di una carriera. Certo che se voglio fare il do tris acuto in una settimana mi butto giù i denti,
lo devo imparare, lo devo automatizzare, lo devo confrontare, devo esercitarmi, devo basarmi sulla qualità e sul fatto che i gradini precedenti, quindi il si naturale, il si bemolle, siano assolutamente di altissima qualità, quindi equivalenti e più simili possibili alla nota più centrale, più facile. Se tutte assomigliano a questa, allora posso andare dove voglio e posso casomai continuare con un po' di estensione in più. Ok? Facciamo un pochino di flessibilità, ma anche questa molto lenta, molto misurata, non è facilissimo per alcuni. L'opzione B è quella di ripetere 3 o 4 volte la stessa legatura. Noi faremo una legatura, come posso dire, fra due armonici vicini. Quando ripetiamo facciamo una legatura saltando un armonico, quindi fa, re, sol, mi. Terzo giro saltando due armonici, quindi. E poi torniamo indietro. Se è troppo difficile fai 6 volte. L'ambulanza, ok? Facciamo un pochino più veloce. Quindi due volte fa sì, due volte fa re, due volte fa fa, due volte fa re, due volte fa sì. È più facile a suonarsi che a dirsi. Sempre quella do. Ok, ovviamente adattabile allo strumento che avete in mano. Suonate il corno e volete fare gli armonici sul corno in fa? Benissimo, ovviamente usciranno delle altre note se volete trovare gli stessi rapporti di suono. Oppure corno in si bemolle, fate esattamente la stessa cosa all'ottava bassa. Qual è l'idea di base? Dobbiamo dare importanza, energia, pensare a un trampolino elastico alla prima nota di ogni intervallo. Essendo che però l'intervallo ha due direzioni, uno è po, quindi diamo importanza al so, do, fa, si. Poi il si diventa la prima nota del secondo intervallo, si fa quindi to, è come se la seconda parte di ogni nota a quel punto diventasse il levare per la nota successiva. Questo all'inizio può essere, come ti posso dire, esagerato con un piccolo crescendo. E dopo si pensa semplicemente a aria dritta. Ok? Gradualmente, con molta calma. Il segreto per me è pensare alla prima nota, non alla seconda. Vengono fuori tutte queste scrivete bla 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 bla. Ok? Andiamo giù di una posizione. Per chi ha già
questo gradino molto ben saldo e di altissima qualità, benissimo. Terzine. Non c'è nessun limite, l'importante è rimanere dentro l'idea del concetto del legato e non sto facendo gli armonici da trombettista. Questa roba qua non fa assolutamente bene. Ok? Dare qualche consiglio su come rimanere rilassati, per favore? Ustrega. Rimanere rilassati è un bel concetto. Se pensi che i corsi di yoga praticamente vertono su rimanere rilassati, il più rilassati possibile, anzi, usare attivamente solo i muscoli necessari, ok? È un percorso assolutamente personale. Io non ti posso dire il segreto è fai questo esercizio, non ti posso dare un esercizio muscolare per non usare i muscoli. Tutti gli esercizi sono delle opportunità per opportunità di introspezione, per fare in modo di usare solo attivamente, quindi la consapevolezza di usare, non di non usare, solo i muscoli che ti servono, ok? Ogni tanto, ogni 2 minuti, fai uno scan, tipo un raggi X, dalla testa ai piedi, anche questo molto yoga, cioè pensa agli alluci dei tuoi piedi e vedi se li puoi lasciare andare. Pensa alle tue caviglie e lasciale andare. Pensa ai tuoi fianchi, alle tue mani e lascia andare. All'inizio sono esercizi estremamente facili, finché dopo quella diventa l'abitudine a lasciare andare tutto quello che non ti serve. La mattina faccio l'ingegnere dei materiali, il pomeriggio il tuo corso serale. Perfetto, noi facciamo la mattina il corso mattiniero che poi rimane e diventa serale. Ok? Settima posizione. Riempiti e svuotati. Richiede un po' di dimestichezza, ma è il concetto che mi interessa far passare. Poi ognuno al pomeriggio o la sera dopo, quando ne avete voglia, rivedete questo video e lo riportate alle vostre capacità attuali, ok? Non le mie, non le sue, non quelle di mio nonno, le vostre capacità attuali. Se l'esercizio è arrangiato, benissimo lo stesso, a me interessa far passare di più il concetto. L'esercizio è: facciamo la stessa cosa estesa su tutta, diciamo, 2 ottave di estensione.
saltando sempre un armonico. Quindi chiave di violino, do, do, salto sol, so, mi, però dal do al sol vado legato, do, so, mi, do, sol, mi, do, mi, sol, do, mi, so, do, do. Cantare mentre sto suonando io, per aver dimestichezza con gli intervalli. Non so se sono solo io, ma è sparito l'audio. A qualcun altro è sparito l'audio? Danilo si sente e quindi sei tu. Facile, benissimo, sul metronomo. Terzine invece che quarti, quello che ne avete voglia, ok? Molto bene, visto che non l'abbiamo ancora fatto, facciamo due o tre cosette soltanto su dita, visto che ne abbiamo, abbiamo lavorato poco, se non all'inizio con un po' di scale, scale cromatiche. Guarda caso facciamo lo stesso delle scale, ma aggiungiamo l'articolazione. 90 più o meno di metronomo. Più facile possibile. Pensa legato e usa la lingua. Mezzo forte. Thank you.
Mi raccomando, dita a contatto dei pistoni, niente da 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 da. Ogni tanto io lo faccio per farvi vedere da lontano cosa schiacciare. L'idea è polpastrelli sul bianco o sulla madreperla o sulla paletta, dove ne avete voglia. Niente strada in più, niente chilometri di dita in più che si muovono, no? Questa parte qua è assolutamente non necessaria, anche perché la leva diventa molto meno efficiente rispetto a questo movimento qua. Se vi funzionano i tasti. Michele, non lo so se il maestro Scipione fa le dirette come me, chiedi a lui, non lo so. Da 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 da
Ok, potete andare avanti, potete andare dove ne avete voglia, purché il suono sia bello, potete cambiare modalità di scala per semplicità e per praticità. Abbiamo usato le scale maggiori, le minori sono tre, le più usate, le scale a toni interi, le scale modali tipo la lidia, la frigia, la dorica, la ionica, eccetera, eccetera. Sbizzarritevi, magari non alla stessa velocità del metronomo, perché se non avete mai lavorato sulle scale doriche, magari è il caso di andare un pochino più lentamente per fare tutti i calcoli mentali, però anche quello è il bello, tenere ingaggiato, tenere interessato il cervello. È ovvio che se l'esercizio è troppo facile, il cervello non si interessa più, comincio a pensare agli affari miei, non tengo sotto controllo la qualità del suono e imparo male. Se l'esercizio è troppo difficile, idem, perché il nostro cervello non riesce a star dietro e poi è questione anche diventa una tortura continuare ad andare avanti, diventa frustrante. L'idea è trovare quella modalità che ci stimoli a fare qualcosa che ancora non sappiamo fare, ma che sia dentro le nostre possibilità per un pelo, e poi gradualmente queste possibilità diventano sempre più ampie. Molto bene, come al solito prima dell'ultimo esercizio io volevo innanzitutto ringraziarvi perché è arrivato un messaggio di questa raccolta fondi Tiziana Tentoni che stiamo seguendo, o comunque stavo consigliando insieme a tante altre, e che sono arrivati più di 1500 euro, gran parte da queste lezioni. L'idea è questa: 1500 diviso oggi la lezione 28, diviso più o meno 150 partecipanti di media, benissimo, vuol dire che ognuno di quelli che avrebbero dovuto versare per ogni lezione gli è costato circa 35 centesimi. Questo è il valore che date alle mie lezioni, 35 centesimi per un'ora e rotti di lavoro. Ok, a parte questo, stavo scherzando, mi fa molto piacere, continuate a farlo, continuate a donare il vostro tempo, questo è il mio consiglio personale, il vostro tempo, le vostre risorse in una maniera che possa far sentire la nostra comunità ottonistica, trombettistica, più unita fra di noi, ma anche più unita verso l'esterno. Quindi ognuno di noi ha fatto dei video, o magari, sai, i video con tutto diviso, bellissimo, i video dello studio del diploma, quello che ne avete voglia, ma molti potranno non interessare, magari qualcuno dice, che bello, aspetta, guarda, e beh, è questione di investimento di tempo anche in quella direzione. Ok, signore e signori, intanto grazie, ultimo esercizio di defaticamento e via che si va. Tutto nella stessa posizione. Cosa vedi? Il raffreddore da fieno anche tu?
Ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Domani conto di essere puntuale 11:30, come al solito. Buon lavoro, buono studio, buon ripasso serale di questo o di questi video. In bocca al lupo, a domani. Ciao ciao, buon pranzo.